se non reagisci. Intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Il vantaggio che ho è davvero di potermi collocare dentro un ragionare insieme, come diceva opportunamente Franco Olivetti Manukian, che poi altri interventi hanno arricchito. Diciamo così, vi dico due cose di me perché è importante. Sentite che non ho né un accento comasco né un accento lombardo, sono marchigiano e vengo dal terremoto in qualche modo, però la Lombardia è stata la mia terra per la mia formazione, perché prima ho studiato in università cattolica e poi ho continuato a formarmi proprio in quello studio APS di cui Franca Olivetti Manukian ci ha informato all'inizio, per cui questo è un po'... E a un certo punto, a 35 anni, l'Università Cattolica mi fa una proposta di dottorato di ricerca, e a quel punto la domanda era: o mi rimettono in formazione perché non ho capito quello precedente, o sta avvenendo qualcosa anche negli altri segmenti della vita. Utilizzo questa scelta di partecipare a un dottorato di ricerca a 35 anni per dire che non sta cambiando solo l'ultima fase. Per cui nel dottorato di ricerca eravamo in 6, 2 appena laureati che continuavano il percorso di formazione, 2 persone che lavoravano da almeno 5 anni nei servizi sociali e io che lavoravo da oltre 10 anni nel campo della consulenza dell'accompagnamento degli operatori sociali. Cioè quei cambiamenti che Franco Olivetti ci rappresentava all'inizio stanno attraversando i diversi segmenti della vita. I miei figli non utilizzano il termine vecchio per noi genitori, ci guardano e ci hanno detto: siete giurassici. E per chi invece aspira ad essere sul fronte dell'innovazione, avere il sangue del tuo sangue, la carne della tua carne, che ti dice non sei vecchio e respiri, sei giurassico, come dire, comporta una serie di elaborazioni del lutto, del quasi lutto successive, da cui non verremo. Ma il top è quando io chiedo a mio figlio una consulenza sulle nuove tecnologie e mio figlio non parla più, fa: che significa? È inutile che ti spiego, tanto non capisci. Ho 50 anni, quasi, la mia generazione è cresciuta sul fatto che bisognava aspettare che qualcuno ti dicesse che sei maturo, contemporaneamente è arrivata all'epoca della rottamazione, per cui non è stato mai il nostro turno. Quindi viviamo anche questa sensazione, come dire, strana, per dire che tutto il tema della rappresentazione sociale dell'essere anziani è un tema che condividiamo anche con altre generazioni. Io ho provato a recuperare attorno a 3 punti gli apprendimenti che porto a casa per me, organizzandoli intorno a 3 questioni principali. Le cose che abbiamo ascoltato, che cose ci dicono rispetto a una parola magica che è formazione, come le associazioni possono essere sfidate dalle cose che abbiamo sentito, alcune delle cose che proverò a riprendere, e infine alcune traiettorie in uscita che, almeno dal mio punto di vista, sembrano praticabili. Sul tema della formazione, ecco, questa è una parola magica che è difficile anche da definire, e che quando ci sono i problemi l'uscita magica è: facciamo un po' di formazione. Che non si capisce a che cosa serve questa formazione, se è un analgesico, se è un anestetico, se davvero serve. Però questo, si evoca questo tema della formazione. Quando non so dove mettere le mani, evoco la formazione, come se fosse una soluzione di per sé. Allora, non è questa la visione che vorrei portarvi, però dobbiamo anche riconoscere che quando sentiamo la parola formazione, il nostro immaginario si attiva su quello che è stata la nostra scuola. E quindi una delle questioni è: ma quando parliamo di formazione, parliamo inevitabilmente di modelli scolastici? Se volete, quello che stiamo utilizzando stamattina è l'unica possibilità di arredamento che abbiamo quando cominciamo a stare insieme, a formarci, a scambiarci opinioni, a ragionare insieme? Allora, paradossalmente qua ci potrebbe essere un desiderio di avere qualcuno che sa, che mi dice come vanno le cose
e a me non resta che dire mi piace o non mi piace. Allora questo è un tipo di formazione che fa ricchi formatori, perché ripetono ovunque le stesse cose, però rassicura molto chi entra in formazione. E con una uscita di questo tipo, io ti ho detto come vanno le cose, se poi le cose non vanno come ti ho detto è colpa tua che non sei capace. Ecco, io penso che da questa cosa dobbiamo uscirne più velocemente possibile, e perché la domanda è: questa idea di formazione si colloca dentro la prospettiva del cambiamento veloce e pervasivo di cui la prima introduzione ci ha reso edotti? Cioè quest'idea di qualcuno che sa, qualcuno che apprende e qualcuno che poi farà, si sposa con questa idea di cambiamento? Cioè è possibile che qualcuno ha chiaro la formula, la soluzione, base per altezza, ma base per altezza funziona se tutte le figure sociali in giro sono dei rettangoli. Ma rispetto a quella pluralizzazione delle forme, anche se io so che cosa è base per altezza, ci avrò una soluzione per una quota molto ridotta di tutto il pluralismo che invece c'è in giro. Allora questa seconda via è tutta da discutere. Allora sorge una domanda che almeno per me è fortissima, è: come riusciamo a prendere dalla rielaborazione dell'esperienza? Cioè come produciamo apprendimenti a partire dalle cose che facciamo e che viviamo? Questo non siamo troppo abituati, e anche per chi è più adulto questo significa assumere, scusate la banalizzazione, una postura da apprendisti. Se ci pensate, l'apprendista non è lo studente. L'apprendista è uno che lavora e contemporaneamente accompagna questo suo fare con alcuni apprendimenti codificati, con alcune discipline, con alcune proposte. Allora, questa postura da apprendisti a me sembra, come dire, più aderente alla proposta che veniva fatta di stare dentro al cambiamento per poter capire che cosa accade, ma anche ci accade insieme ad altri. Quanto le associazioni, le istituzioni, le organizzazioni sono competenti ad allestire spazi in cui viene promosso questo apprendimento a partire dall'esperienza? Quanti sono gli spazi in cui le associazioni, ancora che sono legittimate a convocare, mettono insieme le persone per dire che cosa state vivendo, che cosa vi capita, come state, quali sono le vostre preoccupazioni, che cosa non vi fa dormire sereni, oppure che cosa di buono è stato realizzato negli ultimi, quali sono le tue energie che puoi rigiocare dentro questo contesto, che vedi dal tuo punto di vista. Molto spesso le associazioni sono ancora organizzate sul fatto che arriva l'esperto di turno, l'esperta di turno, il saggio di turno, che dà la linea, organizza le truppe e attiva la mobilitazione. Una mobilitazione che è sempre più inefficace. Allora, una prima sfida, a me sembra, per le associazioni, possa essere questa: come allestiamo dei luoghi in cui a partire dalla condivisione dell'esperienza si possono produrre degli apprendimenti. Con un'altra espressione che a me convince molto è: come produciamo pensiero dentro il fare concreto. Noi veniamo da una storia in cui prima ci preparavamo, poi facevamo, e adesso queste due fasi si mischiano un po' di più. E anche in relazione alle istituzioni, molto spesso le stesse associazioni, quando incontrano ad esempio l'assessore Magatti, portano gli stessi dati che l'assessore Magatti trova agevolmente da Istat, da Censis, da altri centri di ricerca. Ci sono dei dati speciali, specialmente significativi, che le associazioni possono condividere con l'assessore Magatti e che solo possono derivare da un lavoro di tipo associativo. Sono i racconti, le narrazioni delle vite concrete delle persone che le associazioni incontrano. Però quanto poco siamo abituati a dare valore a questi dati più relativi alle storie, alle fatiche, alle realizzazioni, ai sogni e alle speranze delle persone in carne ed ossa, che l'assessore Magatti in parte può incontrare attraverso il suo lavoro uno a uno o a tanti, ma è chiaro che l'associazione può diventare questa grande produttrice di dati qualitativi
come dire, molto inculturati dentro le storie concrete dei contesti territoriali, dei paesini, dei quartieri, dei condomini, che altrimenti, diciamo così, come le associazioni possono diventare antenne sociali e anche attivare uno spazio di decoder che, a partire dal captare questi segnali, cominciano a costruire significati condivisi e quindi restituiscono una visibilità più ampia, forse più aderente, forse più pervasiva, a una realtà che rischia di sfuggire. E però su questo quanta sottovalutazione le stesse associazioni hanno. Secondo punto, che è anche il penultimo. Franco Olivetti Manukian ci ha posto una sfida che io vorrei assumere come obiettivo della formazione. Franca ci diceva, diciamo che, come accompagnare, come sostenere i cittadini, i concittadini, ad essere competenti, capaci ad interagire nelle differenze per co-costruire convivenze nei territori. Io questo lo scolpirei, questo, poi magari in altri luoghi dove c'è più tempo per confrontarsi uno potrebbe dire che significa, per provare a renderlo più prendibile. Ecco, questo a me sembra che questo possa essere l'obiettivo della formazione. C'è un pensatore a me molto caro, si chiama Innerarity, dice: questa capacità di costruire convivenze può essere declinata anche come stare presso i problemi insieme per creare un nuovo spazio pubblico. Cioè dice, non è più possibile costruire prima una visione, poi un'interpretazione e poi un'azione, c'è la necessità di stare presso i problemi insieme. Potrebbe essere una declinazione della convivenza, ok? Dentro questa, io colgo dentro l'obiettivo che ci veniva dato e questa declinazione di Innerarity un grande antivirus per le associazioni. Le associazioni sono tutte sfidate da una grandissima tentazione, una tentazione corporativa e difensiva. Guardate, lo dico molto serenamente, credo anche che sia uno dei compiti di questi luoghi dirci le fatiche e le tentazioni. Tanto più minacciosa questa tentazione per quelle associazioni che hanno modalità di intervento specialistiche, perché pur di difendere quelle modalità specialistiche spesso negano anche il cambiamento della domanda e dei bisogni. Faccio un esempio del tutto irriverente, mi scuserete, è come se Algida, la fabbrica di gelati, dice: io continuo a fabbricare gelati anche nell'era glaciale. Capite che è una pretesa abbastanza, se c'è l'era glaciale molto probabilmente sarà il caso di costruire dei ponch piuttosto che dei ghiaccioli, cioè come se noi dicessimo che c'è questa tentazione corporativa, questa anche tentazione di garantire una specializzazione forse non più adeguata, dove, lo esprimo davvero in maniera un po' macchiettistica, viviamo un po' questa sensazione: porca miseria, adesso che avevamo imparato tutte le risposte ci hanno cambiato le domande. E questa è dura, è complicata, perché per anni le associazioni, le organizzazioni si sono anche organizzate, stabilizzate, hanno riconosciuto autorità, poteri, saperi attorno a alcune cose che in qualche modo hanno dato sicurezza, cioè hanno reso riproducibile la stessa organizzazione. Quindi c'è una paura che rimettere in discussione ciò che faccio rimetta in discussione la mia vita. Allora, è possibile reimmaginare questo obiettivo, no? Co-costruire convivenze nei territori possa significare invece accettare il rischio di rimettere in discussione il proprio fare senza mettere in discussione la tua esistenza. Anche perché la trappola qual è? Che tu puoi garantirti la tua esistenza, ma diminuendo progressivamente il tuo significato dentro la comunità in cui vivi. Cioè puoi esistere, ma progressivamente vivendo la marginalità rispetto all'esplosione dei bisogni che invece la tua comunità presenta. Allora, su questo, diciamo così, su questo obiettivo della formazione, provo però a introdurre che questa convivenza, ad esempio,
rispetto ai nuovi bisogni, ci sono degli anziani migranti. Vero. Noi abbiamo vissuto per 30 anni pensando che i migranti sono giovani, ma sono arrivati i trentenni 30 anni fa, che siccome il Padre Eterno non fa sconto anche se sei migrante, cominciano ad averne 60-65 di anni. Ora, qualcuno sta facendo venire genitori che non avrebbero chance di curarsi nei loro paesi per accedere a un sistema sociosanitario nettamente migliore dei paesi di provenienza, e quindi questo tema di provare a immaginare che anziani uguale italiani o italiani che pensiamo noi è fortemente messo in discussione. Allora, questo convivere è come se si allarga ad altri soggetti, però c'è anche, e provo a chiudere su questo secondo punto, questo obiettivo: cittadini che diventano competenti, capaci di interagire nelle differenze, significa anche superare un atteggiamento, lo dico così, sul piano individuale. Cioè, come riusciamo ad essere trasgressivi dentro l'intervento nella realtà se molte volte abbiamo un approccio estetico? Cioè, ci basta dire che la realtà è così. Cioè, siamo diventati tutti grandi analisti della realtà, con le semplificazioni che è, come se la realtà riguardasse altri. Io ti dico come sta, l'espressione più bella è il problema vero è. Come se gli altri problemi fossero finti. Adesso, chi sei tu per dire che è vero o non è vero, c'è tutto da discutere. Ma il problema vero... L'altro approccio è che abbiamo un esercito di valutatori. Prima erano i vecchietti che valutavano gli operai che facevano le riparazioni in piazza, no? Cioè, di solito quando in piazza c'è... Adesso quell'atteggiamento è diventato diffusissimo. C'è un esercito di valutatori che io avverto sempre, pregate a lungo per chi lavora, perché senza chi lavora voi non avreste chi valutare. Quindi grandi preghiere, ok? Ma l'altro atteggiamento è un atteggiamento da tifosi. Il tifoso non gioca la partita, non suda, no, come dire, Allora, da questo punto di vista, come dire, cittadini competenti, capaci, significa anche evitare queste tre tentazioni che sono individuali e sociali contemporaneamente. Tre traiettorie, terzo e ultimo punto, rispetto alla formazione. È stato utilizzato co-costruire, co-progettare, questa logica del co. Adesso, con una operazione un po' discutibile, può esserci anche una co-formazione, cioè una formazione fatta insieme con altri. Allora ho provato a individuare alcuni punti che secondo me possono rimettere in contatto le diverse generazioni. Cioè, oggi parlare di anziani significa riproporre il tema anche del legame di alcune generazioni, tra le generazioni, se volete una logica intergenerazionale. Allora, il primo è: questa formazione può aiutarci a svelare un imbroglio di alcune promesse incredibili alle quali però tutti abbiamo creduto? È uscito già fuori, cioè questa idea della logica mercantile, per cui ha valore solo ciò che ha valore economico. Faccio un esempio concreto: capite che parlare di invecchiamento attivo in una logica mercantile significa, ad esempio, porsi la domanda: e tutti quelli che non si attiveranno mai? Ma c'è anche l'altra domanda: e tutti quelli che non possono attivarsi perché sono già inattivi? Dentro questa idea c'è il segnale di Papa Francesco, la logica dello scarto. Cioè, proviamo a scoprire che questa idea della vita performante sempre al 100%, su cui non possiamo fare indietreggiamenti, su cui vale solo chi è sempre al top, è una promessa a cui abbiamo creduto ma che oggi scopriamo non sostenibile. Guardate, se un marziano arrivasse sulla Terra e vedesse le nostre pubblicità, direbbe che nel nostro paese le attenzioni sono due: gli anziani, non so quante pubblicità rispetto all'apparato dentario vengono fatte quotidianamente, l'incontinenza sembra che sia la peste del secolo, eh? E l'altro è
come dire, chiunque vedesse la pubblicità sugli animali dice: signore, fammi diventare un cane e un gatto, perché, come dire, okay? Si mangia bene. Okay. Allora, questa logica mercantile in qualche modo che pone una questione, ma questa questione ce l'aveva fatta già vedere ad esempio la stessa Franca Manoogian quando diceva: ma il ruolo della comunità, quindi dell'associazione, è di visibilizzare i problemi che la convivenza della comunità produce, o è quella di nascondere i problemi facendo esattamente come i rifiuti? Voglio consumare quel che mi pare, l'importante è che la discarica sia lontana da casa mia, perché io non voglio assumermi i problemi che i miei consumi smodati. Allora, vogliamo vivere come ci pare, ci sono le tossicodipendenze, l'importante è che il CERT stia lontano da casa mia perché altrimenti svalorizza il mio immobile, l'importante è che io invecchio attivamente, se ci sono anziani non attivi che mi provocano delle pressioni psicologiche, l'importante è che io non li veda. Ok? Allora, questo tema può essere un tema tra le generazioni, cioè questa logica mercantile può essere ridiscussa insieme alle... così come vorrei uscire da una retorica assolutamente che l'anziano è solidale per definizione, perché ha fatto la guerra, perché sa che cos'è la fame, perché ha assistito i suoi figli, perché è generoso con i suoi nipoti, l'esempio del vicinato che Franca portava, ma l'esempio di tante persone che conosciamo ci dicono che puoi venire anche da una cultura solidale, ma l'importante è che mi dici come stai adesso, perché se no è come se io dicessi: sono un uomo sportivo perché ho fatto tanto sport nell'adolescenza. Voi mi mettereste a ridere perché mi vedete, ok? La seconda interessante è che gli stessi giovani non sono solidali per definizione, e quindi qua c'è da ricostruire. Ma su questo secondo punto io credo che invece gli anziani abbiano la necessità di riflettere intorno al mito giovanilista, perché l'invecchiamento attivo in una chiave giovanilista significa non accettare diventare vecchi, ok? Di negare che c'è l'invecchiamento, e questo significa però anche invadere spazi continui di altre generazioni. Un'icona assolutamente la nonna di 65 anni che accompagna la bimba all'asilo con i jeans rotti, per me è il simbolo di quello di cui stiamo discutendo. Okay? E non è un'iperbole, è un'osservazione fatta non meno di un mese fa. Ok? Che io... mi piacerebbe intervistare quella nonna, però approfondamente. Ma questo significa che anche la rappresentazione di cui parlavamo prima è sfidata dall'idea di uscire da un pensiero unico, che dentro questo mito giovanilista sta attraversando anche la mia generazione, così come sta attraversando la generazione di quelli giovani veramente. Allora, questo mito giovanilista significa anche la proiezione di un desiderio, come dire, di non avere limiti. Allora, come reimmettiamo in questa nostra discussione il tema del limite? E quindi la formazione che facciamo è attorno anche alla presenza dei limiti, e come dice un pedagogista lombardo dell'Università di Bergamo, dice: allora è la formazione, si chiama Ivo Lizzola, dice: la formazione è anche un apprendere a diminuire. In una cultura invece che ti dice che è tutto ad aumentare. Ultima questione, è stata la chiave con cui è stato aperto questo incontro, formazione attorno anche al tema della democrazia. Se i dati sono quelli lì, domani Magatti, che vuole diventare sindaco, sa che campagna elettorale deve fare. Può vincere o perdere, ma che cosa deve dire è già scritto in quelle curve che ci sono state rappresentate. Okay? Lì abbiamo visto due fenomeni, uno è l'invecchiamento, l'altro però è il degiovanimento, cioè diminuiscono il numero dei giovani, che quindi necessariamente, anche in una democrazia che funzionasse perfettamente, i bisogni dei giovani rappresentati come corporazione generazionale non ci avranno mai una rappresentanza
che dipenderà dal fatto che i giovani sono poco attenti magari, o forse anche che offre prendersi spazio e dare spazio, qua è un tema che non riprendo. C'è stata però fatta c'è stata data una traiettoria che a me sembra importante, come passare dalla società dei diritti alla società della cura. Ecco, qua mi sembra che il punto dell'alleanza tra le generazioni stia su un riconoscimento sul quale noi fatichiamo tantissimo, che è riconoscerci fragili. C'è un bellissimo libro di Eugenio Borgna intitolato La fragilità che è in noi. Borgna dice: noi quando parliamo di fragilità pensiamo sempre a qualcosa di negativo, qualcosa che si rompe, qualcosa che è meno solido, qualcosa che insomma si è deteriorato. Invece dice: dovremmo riconoscere la fragilità come dimensione costitutiva del nostro essere umani. Allora capite che questo riconoscerci intimamente fragili tra le generazioni è anche il punto su cui può scattare l'alleanza. Allora credo che in questo la formazione possa essere un grande luogo in cui, a partire dall'apprendimento, dalle esperienze, possa anche farci incontrare su essere soggetti fragili ma alleati. Buon lavoro a tutti. Noi abbiamo previsto qualche spazio per le domande, ma i tempi sono... se qualcuno per qualche domanda, magari c'è spazio. Sì, anche magari... Abbiamo sforato di... È meglio concludere qui. Sì. Portatevi a casa gli interrogativi nelle associazioni. Allora, io vi do 2 minuti per dire poche cose, ma intanto per ringraziare innanzitutto i relatori per la qualità dei loro interventi, davvero dobbiamo esserne grati. Un ringraziamento a voi per la presenza. Abbiamo fatto una mattinata molto intensa. Allora, noi come sempre il tema è come dare continuità, perché questo è il punto, come dare continuità nei soggetti che hanno promosso questa iniziativa, e io insisto che devono stare insieme, e insisto a dire il CSV, la collante. Questa iniziativa è frutto di questa operazione fatta dal CSV da fungere da segretariato, diciamolo così. Quindi stare insieme e via. Noi ci impegniamo, per chi lo vorrà, a inviare le slide e quindi tutte le informazioni da questo punto di vista. Sul come dare continuità, che sempre è il problema di incontri di questo genere, noi ci possiamo impegnare attorno ad alcune cose già da mettere in campo. La prima è: noi siamo partiti e abbiamo costruito questo primo incontro con l'idea poi di promuovere formazione. Su questo ci impegniamo, che può essere, ad esempio, qui cito, incontri con centri anziani e sociali, presente Rosangela Ferrario che ci ha seguito in tutto questo percorso, quindi c'è un'opportunità di fare formazione a livello territoriale e a livello provinciale in particolare, che possiamo benissimo programmare, poi dipende dalle vostre risposte. Ci sono le associazioni, cito perché la conosco bene e l'apprezzo molto, c'è un'associazione Nuovo Orizzonti con Albarosa Filippini, che quindi c'è l'opportunità di tornare e di dare continuità da questo punto di vista. A me pare una cosa, una raccomandazione delle tante cose positive emerse qui. È stato detto da Franca in particolare, ma era il filone di tutti, le semplificazioni illudono.
Ecco, io la raccomandazione di fondo è vero questo, perché le semplificazioni portano a un atteggiamento che poi spesse volte è anche in noi, che è quello di limitarci a fare della testimonianza. Cioè noi testimoniamo che il mondo non va bene e quindi noi ci chiamiamo fuori. E io conosco, adesso non voglio entrare nel merito, ma è un'abitudine della semplificazione e di limitarsi alla testimonianza che poi diventa un qualche cosa che non ci fa mai andare avanti. Quindi bisogna fare fatica a capire, bisogna fare fatica a entrare nel merito, così come è vero che la tentazione corporativa e difensiva che veniva citata, anche perché io dico i progetti sono tematici e il progetto tematico di per sé non sempre mette in campo una visione di assieme, e questo diventa, quindi dobbiamo stare attenti da questo punto di vista. Quindi per concludere, ci impegniamo da questo punto di vista a dare continuità attraverso la formazione, attraverso incontri, attraverso un qualche cosa che deve continuare, perché è stata una mattinata assolutamente utile e interessante. L'ultima cosa, un invito. È emerso anche questa mattina la necessità di una riflessione sul volontariato. Noi non mi diffondo, ma abbiamo il volontariato strutturato delle associazioni, abbiamo il volontariato civico, che è un fenomeno nuovo che dobbiamo, io dico, capire meglio. Abbiamo un volontariato degli eventi, Expo cosa ha prodotto anche sul territorio comasco. Allora vi do un'opportunità ed è un invito, poi manderemo ovviamente a ognuno di voi attraverso i mezzi che abbiamo. Noi venerdì 18, che è venerdì, non questo, non domani ma il prossimo venerdì, abbiamo l'occasione di riprendere, di riflettere, presentando un libro di Guglielmo Giumelli che è intitolato Dentro il volontariato, problemi e opportunità. A questa presentazione abbiamo invitato anche Ivan Nisoli, che è presidente del CSV di Milano, e quindi è un'occasione per tornare a riflettere sul volontariato. Questo si svolgerà venerdì 18 alle 17.30, promosso dal CSV presso la sede dell'Hauser, che ha una sala che è gradevole, che si può lavorare bene. Quindi questi sono gli impegni che noi possiamo prendere. Vi ringraziamo per la presenza e ringraziamo ulteriormente i nostri relatori, ai quali chiediamo di seguirci in questi passaggi, perché ci avete dato molto, ma bisogna capire insieme, e insieme potete darci ancora una mano a continuare le cose che abbiamo messo in campo e che vogliamo assolutamente che abbiano ulteriore sviluppo. Grazie e buona giornata.